Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Parleremo ben di che cosa? Del dodicesimo episodio di Jack 3. sì, nello scorso episodio il Conte Vegar è stato cacciato dai Vencidi, giusto? Beh, qui che cosa faremo? Non lo so, non saprei con esattezza, non è che lo ricordo tanto bene. Comunque, per scoprirlo dovremmo giocarci, va bene? Quindi vi auguro una buona visione. Nella miniera. Oh, dei droni. Questi droni sono pericolosi. E io li distruggo. Sono dei droni bot crimsi. Attenzione. Vediamo. Ah, ricordi questo posto? Mi manca il vecchio caro Bill. Sì, era un bravo ragazzo, un po' pazzo. Ehi, a chi stai dando del pazzo? Come faccio ad aiutarvi se ce l'avete con me? Min, aspetta un attimo, sei proprio tu? Sì, sono io. Beh, il canone è proprio così. In effetti adesso sono un mio costrutto digimemorizzato, superpotenziato, nonché mega informatizzato, amico. Tu hai capito quello che ha detto? Quando la città è stata attaccata dalle teste di metallo, prima che riuscissero a prendermi, ho messo il mio cervello nella griglia di Echo. Perciò adesso è tutto a posto. Quei mostri sicuramente non possono prendermi qui. Vero? Che mi dite? Ascolta, Vin, sono lieto che tu sia quello che sei. Ora dobbiamo penetrare nella fabbrica di armi, ma gli accessi sono bloccati. Forse il codice che apre le porte è nascosto nel sistema. Sì, è così. Davvero? Certo che sì. Puoi trovarlo per noi? Certo che no! Perché no? Perché se aveste un mezzo ciclo cerebrale, sapreste che quei codici di accesso sono protetti dal sistema centrale. Sono circuiti antichi e molto pericolosi. Anche noi esperti non possiamo avvicinarci senza rischiare di fare una brutta fine. Beh, facci arrivare vicini. Ah sì, nessun problema, sei qui che vuoi. E se fallisci avrò finalmente un po' di compagnia. Quanto ci divertiremo. Scusa, Vin, niente di personale, ma non mi va di farti compagnia. Quando sarai nel sistema, i dispositivi di sicurezza ti attaccheranno duramente. A questo punto dipenderà tutto da te, ragazzo. Se non batti il sistema, verrai ucciso. Sei pronto? E allora forza, Vin! Jack dopo di te. Un attimo, ancora un attimo. Ok, collegato. Giochiamo. Visto. Arrivano. Dannazione! È difficile, ragazzi, questa missione. Mi per un pelo. Sono circuito. Dexter è diventato Pac-Man, raga. Oh, finalmente. Ho il codice. Ottimo lavoro, Jack. Ho appena ricevuto le
informazioni. La chiave codificata sbloccherà le porte della fabbrica. Adesso proviamo a metterla in funzione. Ascolta, Vin, abbiamo parecchio da fare. Ma ti chiamiamo presto. Promesso. Le teste di metallo, visto non ci sono solo i bot della morte. Pure te. È come se fossero d'accordo. Dobbiamo andare di nuovo nel deserto. Prima era rossa, eh? Ora invece è blu. Nel 2 stiamo parlando, eh? Ma nel 3 è diventata blu questa specie di cosa. Nave aerea. Oh, attenzione, che ci sono i cacciatori del deserto, eh? Stare fuori nel deserto è pericoloso, eh? Scusate, mi sono distratto. Non accadrà più. Oh, ma tutti in mezzo vi state mettendo, stupidi cacciatori del deserto.
me, ma quando è lunga sta... sta corsa agli artefatti? Direi proprio lunga, C'ho il jetboard, ora posso andare. Vediamo cosa vuole Damus. Qualcosa mi vuole dare sicuramente. Infatti. Vediamo cosa vuole. Mantenere le persone in vita e dar loro una speranza è molto difficile. Però te la capi bene qui. Anche tu devi farti una vita, Jack. Fatti coraggio, prendi il destino nelle tue mani. Ascolta. La sabbia di per sé non ha forma, ma se aggiungi acqua può diventare malleabile. Anche la sorte è così, se aggiungi il giusto elemento. L'eco. Bravo, l'hai capito. I monaci dicono che il mondo si avvia alla fine, ma noi sopravviveremo. Sono sicuro che vivremo oltre la fine di questo mondo. Sta pronto. Sei uno dei migliori guerrieri che ho a disposizione e mi servirai per le prove che ci attendono. Non voglio perderti, come ho perso. Avevi un figlio? Sì, tempo fa. Ma molto è stato sacrificato in questa guerra per il bene del popolo. Comunque, non ha importanza. Ultimamente abbiamo dei seri problemi con i predoni. Voglio che tu prenda un veicolo e distrugga tutte le loro pattuglie. Vai e fatti onore in combattimento. Ok, non mi ha dato nessun'arma, però mi ha dato qualche consiglio. Colpisco i cacciatori del deserto. Mi sparano. Questi sono cacciatori, mica sono cittadini normali. Come Haven City. Sono tutti i cacciatori del deserto. Non questo. Nemmeno questo. Dov'è quella macchina? Squalo di sabbia si chiama. Thank you.
portone. Dai, l'ultimo. Qua dentro a quanto pare sì. Capito. Qua. Se non entro bene non ci passo. Perfetto. Wow. Ce l'ho fatta. Beh, abbastanza semplice questa missione. Che ne sa... Aggiungerlo, certo.
Ah, certo, ora hanno aperto i ponti. Fuga dei predoni. Sono scappati, vigliacchi. Ah, questo qui, e poi concludiamo la parte. Tanto dobbiamo prendere sti quattro mascalzoni. Tu non ti intromettere. L'abbiamo quasi superato. Vai. Là è. Grazie, Dexter. Certo che l'ho fatto saltare. Oh, questo qua si è scelto i posti migliori in cui nascondersi, vero? Là, ti ho trovato. Hai voglia di scappare. Scappare. Perfetto. L'ultimo. Dov'è l'ultimo predone? Voi levatevi di mezzo. Là è, l'ho trovato, individuato. Lì è. Non mi sfuggi, sai. Eccolo là, raga. E fatti prendere. Ok, possiamo concludere qui il video, ok? Beh ragazzi, spero tanto che questo video bende di Jack 3, il 12esimo episodio, Dexter diventa Paxter Man, più ritorniamo nel deserto. Vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, mettete un bel like e noi ci vedremo in un prossimo video con hashtag la notizia, ok? Comunque, ci vedremo domani in un prossimo video. Alla prossima, ciao!